Ciao tifosi, benvenuti in questo video. Io sono Formula Fra e oggi torniamo a parlare di sicurezza. Dopo aver visto le tute ignifughe, questa volta andremo a vedere insieme come vengono creati i caschi di Formula 1, la loro storia e la loro evoluzione. Andiamo! Partiamo dal presupposto che i caschi servono per proteggere la testa del pilota in caso di incidente. Sono progettati per essere leggeri e robusti, costruiti con materiali come il Kevlar, la fibra di carbonio e il policarbonato utilizzati per costruire la calotta. All'interno di solito sono rivestiti di polistirene espanso che ha la funzione di dissipare l'energia dell'impatto, proteggendo anche il cranio dal contatto diretto con la calotta. Ad oggi i caschi moderni sono dotati anche di sistemi di comunicazione per poter interagire con il muretto, visiere ultra resistenti per proteggere occhi e viso da eventuali detriti presenti in pista e sistemi di ventilazione che permettono di gestire temperatura e umidità. Inizialmente in Formula 1 il massimo della protezione che poteva esserci era una cuffia. Una semplice cuffietta che si allacciava al mento, in cotone, lino o seta, ma si trattava più di una protezione minima, utile al massimo per riparare dalla polvere e dall'aria, e per il resto, botte e incidenti vari, si era in mano ai piani alti. Dal cotone e dal lino si passò alle cuffie in cuoio, iconica come quella con cui Farina vinse il primo mondiale nel 1950. Un filo più resistente? Indubbiamente. Più sicura? Neanche per sogno. I primi caschi iniziano a comparire in pista agli inizi degli anni 30. Venivano utilizzati i primi caschetti da moto con struttura rigida e ricoperti di pelle. Per poter parlare di veri e propri caschi si deve aspettare la metà degli anni 50 affinché il caschetto a calotta diventi il modello più popolare usato dai piloti. Il passo successivo fu il cosiddetto modello Cromwell, che alla calotta univa i parorecchi in pelle e una visiera in plexiglass, un materiale immesso nel mercato nei primi anni 30 e che permise di abbandonare gli occhialoni da aviatore. Al termine del decennio, direttamente dagli States, arriva la rivoluzione del casco jet. Era fatto in modo da estendere la struttura rigida della calotta fino ad arrivare a coprire orecchie e nuca, qui praticamente. Tra i primi ad utilizzarlo fu Jack Brabham. E la questione sicurezza? Quella inizia a prendere piede e a far parlare di sé ad inizio degli anni 60, precisamente nel 1963, quando la FIA rende obbligatorio l'utilizzo del casco. Da quel momento in poi l'evoluzione è rapida e costante. Non molto tempo dopo, precisamente nel 1968, avviene la rivoluzione decisiva. Doug Gurney si presenta in pista con il primo modello di casco integrale. Questo era fatto in modo da estendere tutta la struttura rigida anche sul mento, coprendo tutto il capo con un'unica calotta rigida dotata di visiera. La diffusione fu rapida, anche se alcuni continuarono ad usare il casco jet. Nel corso degli anni, la forma dei caschi non è poi cambiata tantissimo, la ricerca e lo sviluppo si sono però concentrati su altre questioni, come ad esempio la leggerezza. Oggi, come dicevamo prima, i caschi sono molto più leggeri e costruiti in Kevlar e fibra di carbonio. Inoltre, sul fronte della sicurezza si sono fatti passi da gigante, come l'implementazione di un tubicino di ossigeno legato ad una bombola all'interno dell'abitacolo da usare in caso di incendio. Questa misura di sicurezza fu utilizzata per la prima volta da Jackie Stewart nel 1973. Un'altra misura di sicurezza venne studiata dopo l'incidente di Niki Lauda al Nürburgring. Durante l'impatto, il pilota perse il casco a causa dello sfilamento delle cinghie. Non solo, vennero studiate anche nuove strategie per perfezionare la reazione del casco ed impedire l'appannamento della visiera. Sapevate che la saga di Star Wars ha ispirato la Formula 1? Il design cambia leggermente negli anni 80, si diffonde infatti il modello Brandt, un casco ispirato agli elmi di Star Wars, con visiera ridotta e mentoniera allargata. Siamo giunti ai giorni nostri e l'ultima vera grande rivoluzione in quanto design e sicurezza risale agli anni 2000, quando venne introdotto LANCE, il sistema di protezione per testa e collo, che ancora oggi possiamo vedere montato sulle monoposto. Questo era tutto quello che c'era da sapere sui caschi di Formula 1. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti nessuna novità, tanti backstage e retroscena. Seguici sul nostro sito www.rossomotori.it e su tutte le nostre pagine social per non perderti neanche una notizia. Ascoltaci anche su Spotify con il podcast Rosso Motori Podcast. Ciao!